Un saluto a tutti i lettori di Readball.com. Continuiamo il nostro viaggio all'interno dello stand di Haier qui all'IFA 2014 di Berlino. Ci scusiamo per la grande movimentazione, ma c'è davvero tanta gente qui allo stand. Alle mie spalle trovate tanti televisori, quelli che sono presenti qui alla mia destra sono la gamma attuale di prodotti presenti sul mercato, quindi sono già dei prodotti noti, sono televisori molto semplici, dal prezzo piuttosto accessibile e dalle caratteristiche tecniche interessanti. Parliamo comunque di televisori Full HD per i modelli più grandi da 50 e 40 pollici, risoluzioni invece HD Ready per il modello da 32 pollici. Ci spostiamo invece più avanti per vedere quella che sarà la gamma che troveremo sul mercato a partire dall'inizio del prossimo anno. Sono infatti televisori che sostituiranno in toto i modelli precedenti, le specifiche rimangono piuttosto simili, semplicemente troviamo un design rinnovato soprattutto per la base per la cornice e delle caratteristiche tecniche leggermente migliorate. Infatti l'azienda ci ha detto che saranno ovviamente migliori dal punto di vista qualitativo sia delle immagini che del suono. Ci spostiamo dietro l'angolo e andiamo a vedere gli altri televisori della gamma Haier. Questa è la serie con Android, parliamo della serie M7000 che adesso vedremo più nel dettaglio, dato che offre delle caratteristiche interessanti di interazione con il dispositivo, mentre alle mie spalle troviamo quello che potrebbe essere forse il prodotto più interessante, cioè una gamma di televisori 4K dal polliciaggio anche piuttosto contenuto per essere 4K e un design interessante con questa banda metallica che lo rende davvero rifinito. Partiamo infatti da un televisore 42 pollici, risoluzione appunto 4K e un prezzo consigliato al pubblico di 599 euro. Passiamo poi ad un modello da 50 pollici che ovviamente verrà a costare un pochino di più, mentre non si conoscono ancora le disponibilità né di prezzo né di data di arrivo per il modello più grande da 65 pollici. Andiamo a vedere meglio la serie M7000 con Android. Questo dispositivo è un televisore che appunto monta il sistema operativo di Google a bordo. Troviamo in dotazione un telecomando. Scusate, ho preso credo il telecomando sbagliato. Eccolo qua. Questo telecomando è diverso dall'altro perché appunto nella parte posteriore presenta una tastiera QWERTY che permette di scrivere comodamente senza andare a premere tasti nella parte frontale o usare il T9 ovviamente. Col televisore ovviamente si interagisce con i tasti freccia oppure si può attivare una modalità mouse comandata da un giroscopio all'interno del dispositivo che permette di andare a navigare magari su internet più comodamente. Proviamo ad esempio il browser, come si può vedere si apre tranquillamente la pagina, si può poi andare a selezionare i link e navigare. In dotazione è anche presente un accessorio molto interessante, parliamo infatti di una fotocamera estraibile e sostituibile, compatibile ovviamente con Android, che permette di fare delle videochiamate direttamente al televisore. Si può andare ad esempio a installare Skype o Hangout o altre applicazioni del genere. Vediamo se riesco a reinserirla senza problemi, ecco qua. Bene, questa era la gamma di televisori, diciamo, chiamiamoli piatti, qui ad Haier. Andremo adesso a vedere anche i televisori curvi. Ma per il momento è tutto dall'IFA 2014 di Berlino, per Readball.com, Andrea Ricci.